Ciao a tutti amici di Radio Praxis e benvenuti a una nuova puntata di Dice che è arte. Oggi non sentirete la voce del buon Luca D'Innocenzo insieme a me, già ve lo ha spiegato lui nella scorsa puntata, insomma, che mi avrebbe abbandonata. Intanto io voglio cogliere l'occasione per ringraziarlo per il suo preziosissimo contributo, perché se non ci fosse stato lui a spingere, probabilmente io non avrei mai iniziato. Comunque, voglio dirvi che oggi non sono sola, perché con me c'è un artista che non è qui solo per parlare della sua arte, ma anche delle avventure di uno degli altri spazi espositivi della città. In linea con me c'è Andrea Panarelli, in rappresentanza di Spazio Varco, in Via Verdi. Ciao Andrea, mi senti? Meno Sì, ti sento forte e chiaro. male. Come stai? Come va la quarantena? Dai, ce la caviamo, cerchiamo di non abbatterci, ovviamente. Ma io personalmente me la vivo abbastanza bene. Ecco, allora Sono abituato, no, alla solitudine. il nostro scopo con la puntata è provare a farla vivere bene anche a qualcun altro, quindi diciamo che noi dobbiamo portare un po' di chiacchiere per mezz'ora. Quindi, Va benissimo. visto che tu sei qui in rappresentanza di Spazio Varco, io inizierei subito a parlare di Varco. Magari potresti dirci quando e come nasce questa realtà. Allora, Varco nasce da parecchi, cioè è nata, diciamo, da un'esperienza precedente. Dopo il terremoto sono accorto che c'era bisogno, c'era proprio l'esigenza un po' da parte di tutti i miei amici artisti di ritrovarsi in qualche modo. E quindi lì, non mi ricordo bene, mi sa era nel 2013, 2014 se non mi sbaglio, avevamo iniziato con una cena d'artista dove tante situazioni erano venute un po' fuori. E dopo cena d'artista, non so, è passato un po' di tempo, poi era un po' come seminare e aspettare che le piantine crescessero. E in questo periodo io insieme a Piotr abbiamo iniziato proprio a pensare a quello che poteva essere uno spazio in città, visto che non ce n'erano, non c'era nulla, c'era solo, era, la città era completamente cantierizzata, abbandonata, e quindi ci piaceva molto questa idea di andare a inserire in quel contesto un luogo dove fare delle mostre, dove portarci degli artisti, insomma, esporre. Varco inaugura nel 2016, avevamo poi anche introdotto Paola Marulli, Piotr poi si è tirato fuori perché ha avuto dei problemi personali e così Varco l'abbiamo portato avanti io e Paola facendo un 8-9 mostre in tutto. L'idea era quella di portare degli artisti da fuori, quindi non esporre degli artisti dell'Aquila, proprio per non rifare le solite cose, no? Un po' già siamo in una città chiusa di provincia, un po', no? Provinciale, quindi l'idea era quello proprio di portare degli artisti di altre città e vedere cosa loro, cioè attraverso la loro sensibilità, no? E doveva essere anche uno stimolo per tutti gli artisti dell'Aquila di confrontarsi appunto con altre visioni. E quindi un po' questo è il sunto. Senti, per un po' non abbiamo più sentito Varco, insomma, non è stato attivo per un periodo, però, c'è un grande però, la vostra avventura è ricominciata nel 2019 e dico vostra perché adesso siete un collettivo, siete 15 se non sbaglio, più o meno. Sì, Varco appunto
2016 fino al 2000, fine 2017 era attivo, insomma, parco attivo. E, poi l'ho un po' abbandonato io l'idea perché non riuscivo a starci dietro, comunque era un grosso impegno, ero entrato anch'io un po' in conflitto, cioè come artista nel gestire uno spazio, e ho avuto anche un po' di problemi personali, quindi l'ho accantonato come progetto. E, nel 2019, poi attraverso sempre un po' le esigenze di tutti, abbiamo riniziato a ragionarci. E visto che anche tutta la situazione circondaria, no, del ripeto, Varco, quando l'abbiamo aperto, intorno avevamo solo cantieri. E quindi era quella la visione, no, da portare. E nel 2019 già lì a Via Verdi c'erano dei locali, dei negozi hanno riaperto, quindi si stava ricreando tutta una situazione molto propositiva, e quindi parlando anche con gli altri artisti, il pensiero era rivolto proprio a un'altra situazione, e così ho coinvolto siamo in 15, la gestione, diciamo, è pensata a livello orizzontale, nel senso dove non c'è proprio una persona che gestisce il tutto, è una situazione dove un po' tutti hanno la loro parte, insomma, chi vuole si rimbocca le maniche e fa, e, insomma, questo è la nuova situazione che si è creata. E che piani avete per il futuro, per il post quarantena, diciamo? Allora, anche lì diciamo che abbiamo seminato, abbiamo prima fatto una veloce rassegna video chiamata Specchio Riflesso, per la giornata del contemporaneo, dove voleva essere più volersi, no, prendere un po' le misure tra di noi. E poi abbiamo inaugurato, diciamo, questa nuova stagione con la mostra Semi, manco a farlo apposta. Dico questo perché appunto è un'altra stagione dove si è seminato, no? E da lì abbiamo anche aspettato, infatti la gestione di Varco, essendo orizzontale, non ha come dire, una programmazione vera e propria, non è che appunto, non essendoci io o qualcun altro che programma, non voglio dire è lasciato tutto un po' a come viene, però è un po' questa l'idea, e da lì anche il nome che gli abbiamo dato, il nuovo nome, che è Varco Labile. Abbiamo seminato e da lì sono nati vari progetti. La nostra intenzione era quella di avremmo inaugurato adesso, insomma, in queste settimane, in questi mesi, avremmo inaugurato varie mostre, dove o delle personali o delle micro collettive avremmo inaugurato, insomma. Purtroppo poi è arrivata questa quarantena, abbiamo dovuto un attimino mettere tutto in stand-by. I progetti, insomma, io mi sento con gli altri artisti, i progetti sono ancora in piedi, sicuramente si trasformeranno, perché credo che sta cambiando
po' una visione, no? Su quello che potrà anche essere, cioè, almeno per quanto mi riguarda, non, proprio per lo spirito, no? E per la magia di quello spazio, ritengo che bisogna in qualche modo vivere, no? Il momento, quindi anche questa nuova situazione che ci è crollata addosso verrà integrata in qualche modo. Senti, tu prima hai detto, no, che ci troviamo comunque in una città abbastanza chiusa. Quindi, come ha reagito questa città a Varco? Guarda, allora, Varco è diventato un qualcosa di... Aspetta, rinizio. Vai, vai. La puoi tagliare questa, sì. Non si taglia niente, è il bello della diretta. Allora, la città, sì, è una città chiusa, quindi si ha difficoltà, no? Allora, io personalmente non mi sono mai posto, ma neanche l'idea di voler cambiare una mentalità, una realtà, cioè è questa, noi viviamo in questa realtà e ce la prendiamo con tutti i pregi e i difetti. E come artista ritengo che però non può diventare un tuo limite, nel senso... Tu, se senti una spinta di voler no, fare altre vie, attraversare altri sentieri, è doveroso farlo. E così è stato anche con Varco. Non mi aspettavo non so, di avere un pubblico grande o quant'altro. La cosa che è molto bella è che comunque a ogni inaugurazione abbiamo avuto veramente un grande riscontro. Era diventato, questo lo dico sia prima, insomma, quando era Varco, sia adesso con Varco Labile, è diventato, credo, sempre dei momenti di congregazione e anche di un grande piacere, no? Di incontrare sia le persone, ma anche di incontrare l'altro, il qualcos'altro. Detto questo, chiaramente rimane il grosso problema, diciamo, dell'arte contemporanea, ma che però è una cosa che si vede un po' anche in tutte le altre parti, non solo in una città chiusa, un po' chiusa come la nostra. Ma questi sono problemi. Ritengo che comunque l'arte non è come dire, un veicolo per la grande massa, no? Ritengo che la devi andare a cercare, che le persone che vengono devono voler venire a vedere e a vivere una certa esperienza. Quindi insomma, è così. E in virtù di questo problema dell'arte contemporanea, no? Come la vedi l'apertura del Maxi all'Aquila? Allora, bella domanda, faccio la vedo da due punti di vista. Allora, dal punto di vista del semplice cittadino è sicuramente una cosa molto molto positiva perché chiaramente un'istituzione così grande ha la forza, no, di portare comunque anche dei bei progetti, dei nomi importanti. Anche è un confronto per la città, diciamo di livello, no?
su questo sono molto molto contento se insomma se tutto va bene, se aprirà e si faranno i vari progetti. Dal punto di vista d'artista, un po' conoscendo, no, un po' le dinamiche, non che io sia un massimo esperto, però un po' ne ho viste di cose, c'ho qualche perplessità, cioè vorrei capire chi gestirà questo spazio, vorrei capire le cariche, no, appunto, gestirà chi nella direzione, se è una cosa che poi verrà da Roma, no? Impostata dall'alto, da Roma. E purtroppo siamo in un paese dove queste istituzioni vengono gestite dalla politica. E non è che c'è no, non è sempre sono degli incarichi dati a dei politici e questo purtroppo, a mio avviso, per come la vedo io, non è un buon auspicio. Quindi, insomma, sono un po' perplesso, ecco. Però, ripeto, per la città comunque vada, sarà una bella cosa. Bene, da questo dissidio interiore riguardante il Maxi, se sei d'accordo, io passerei un po' a parlare di Andrea Artista. Io ce l'hai con me? No, quello lì vicino, lo vedo nel video. Rettangolo, va bene, mo chiamo l'altro allora. Va bene, chiama Mr. Hyde allora, ok, lo aspetto. Oh, Ciccio, ci sta una che te vuole parlare, vieni un po' qua. Eccomi, sono qui, dimmi tutto. Bene, allora vi presento Andrea Artista e ad Andrea Artista noi vogliamo chiedere quando è nata la sua passione per l'arte e quando ha deciso di diventare artista, come ha deciso, quando ha deciso di prendere il pennello in mano. Uno la sente dentro un po' da sempre, no? C'è questa spinta alla creatività. Non voglio rifare la solita frase, da bambino mi piaceva disegnare perché tutti i bambini disegnano, quindi sono tutte delle grandi cavolate quando uno risponde così, comunque. Sicuramente c'è appunto una spinta maggiore. Ricordo che quando ero ragazzo, comunque, che ne so, in classe, tutti seguivano le lezioni, io stavo sempre a disegnare, c'era questa dissociazione, dissociarmi dal contesto, no? E, quando poi diventa. No, poi in tutte le vicissitudini della vita ho sempre avuto questa volontà, no? Nel disegno, nel fare le opere, nel pensare a un qualcosa di artistico. E, vabbè, cosciente, non sono diventato nell'adolescenza. Poi veramente, veramente nel capire cioè che sono un pittore, che sono un artista, lo sono diventato quando ho incontrato Marcello Mariani, perché lì a cui devo in pratica quasi tutto, perché mi ha fatto realizzare quello che significa appunto essere un artista. Ma ti va di parlarci un po' di Marcello Mariani? Certo, ma Marcello parlo nel presente perché ce l'ho nel cuore. Purtroppo è morto qualche anno fa. Marcello, io lo incontrai
cos'era, forse nel 2002 mi pare, lo incontrai perché ero tornato all'Aquila e quindi cercavo, non sapevo bene dove comprare dei colori, chiesi a mio padre e lui mi disse: guarda, no, ti faccio conoscere un mio caro amico che è un artista, è uno di quelli che è rimasto puro nell'anno. E quindi incontrai Marcello, mi ricordo era tipo novembre, una sera buia, faceva freddo, non lo conoscevo, quindi incontrai questo vecchietto, no? Passatemi il termine, con la barba un po', no? Con i colori sulle mani, un po' così, no? E tra me e me dissi subito: ma questo chi è, no? Cioè... E lui mi disse: vabbè, dai, passa allo studio, a Via Sassa, così parliamo un po', ragioniamo un po', vediamo un po' di cose. Mi chiese di portare un po' di cose mie. E così. Io poi andai al suo studio e entrando nella sua dimensione rimasi veramente sconvolto. Mi resi subito conto che cioè avevo a che fare con un grandissimo, per chi c'è stato, insomma, nel suo studio sa di che parlo, c'era una spiritualità, una sacralità immensa, non solo per lo spazio, che appunto era una vecchia chiesa sconsacrata, ma proprio per tutti i suoi lavori e per il lavoro che stava svolgendo. E lì fu diciamo, una delle prime lezioni fu quella, perché io gli portai un po' di disegni miei, quindi c'erano un po' di caricature, un po' di cose che erano un po' legate ai graffiti, alle caricature, al fumetto. Guardò queste cose, mi disse: sì, bene, bene, va bene, però tu devi decidere cosa vuoi fare. E io non capivo, no? Non riuscivo, dicevo: sì, ma in che senso? Mi disse: allora, se tu vuoi fare queste cose, che sono più appunto riguardanti la fumettistica, io non ti posso aiutare. Se tu invece vuoi diventare un pittore, allora ti posso aiutare. E lì capì immediatamente, no, il senso delle cose. E così cioè, continuai a andare da lui, lavoravamo anche a quattro mani, era un modo bellissimo cioè, a oggi mi rendo conto che mi ha insegnato tantissimo, perché senza parlare, senza dire tante cose, no? Come accade nelle accademie, c'è stato questo insegnamento veramente profondo. Cioè io lavoravo, lui ogni tanto arrivava, guardava, metteva un segno anche lui, poi mi diceva: hai capito? Io poi lì al momento dicevo: sì, come no? Non capivo nulla, non riuscivo neanche a capire quello che intendeva. E mi diceva sempre: non buttare questi lavori, perché questi saranno, un giorno saranno oro per te. E dopo anni, riguardandoli, capii quello che avevamo fatto e quello che mi aveva trasmesso in modo veramente naturale. Quindi a lui veramente devo tutto. E sì, questi piccoli aneddoti. Voi non potete vedere gli occhi di Andrea, ma io li vedo brillare in videochiamata, quindi il momento è proprio catartico. Allora, continuiamo a parlare di Andrea artista e quello che vorrei chiederti è come fare l'artista all'Aquila?
Certo, ci vai sul Domanda da un pesante. milione di dollari. Allora, anche qui ci sono due punti di vista. Io purtroppo sono un gemelli, quindi continuerò con questa cosa dei due Dottor punti di Jekyll e vista. Mr. Hyde, ok. Allora, da una parte, essere un po' isolati, secondo me, per l'artista è un'ottima condizione. Anzi, io personalmente la ricerco tantissimo. Per questo dicevo all'inizio che questa quarantena me la sto vivendo abbastanza bene. Quindi vivere comunque in una città dove appunto non hai tante possibilità, paradossalmente è un bene perché comunque ti spinge a lungo andare nello scavare dentro di te, nel vivere anche tutti i malesseri che ci possono stare, perché essere artista significa anche soffrire, al di là di qualsiasi posto dove tu possa vivere o cose che tu possa fare. E quindi questo essere isolati ti spinge a scavare sempre di più e quindi approfondire sempre di più. E questo è un lato. L'altro sicuramente è difficile perché si fa fatica sia a trasmettere il tuo lavoro, no? Nel momento in cui lo metti in mostra, nel momento in cui vuoi appunto far vedere quello che fai, mi rendo conto che ci sono un po' di resistenze, un po' di difficoltà. Non vieni mai capito fino in fondo, cioè poi io personalmente non mi piace spiegare quello che faccio perché ritengo che il lavoro deve andare un po' da sé, non è mai bello quando viene spiegato, viene indotto, no? a un ragionamento personale. Deve essere un po' più libera questa cosa, quindi ecco, su questo punto di vista mi trovo un po' in difficoltà. Un'altra problematica è sicuramente che è una città che non ha diciamo, un grande movimento, no? Quindi anche volersi esporre diventa problematico, però anche in questo bisogna sempre un po' vedere lì le cose positive, nel senso si possono inventare tante cose. Barco, per tornare a Barco, è un esempio secondo me. Che lì appunto è stato inventare un qualcosa di sana pianta, no? Senza seguire nessun tipo di altre situazioni o altre cose. Bene, dopo esserci andata sul pesante, ci vado ancora più sul pesante. No, scherzo. In realtà ti faccio l'ultima domanda. Benissimo, siamo arrivati alla frutta allora. Esatto. Dai un piccolo consiglio a chi da grande vorrebbe fare l'artista. È una responsabilità, occhio a quello che dici. No, ma infatti, allora, credo che i consigli non vadano mai dati, nel senso quello che può essere un consiglio mio può valere per me, ma non per altri, nel senso io vivo la mia vita, un altro vive la sua, come si fa, no? A dire a un altro, guarda,
è bene se fai così, no? Però è anche vero cioè il discorso è questo: se uno sente dentro di sé l'indole appunto di fare l'artista, di essere un musicista, di essere un qualsiasi cosa dedito all'arte, allora quella è una cosa assolutamente non bisogna soffocare, perché comunque continuerà a uscire fuori e in qualche modo vuole trovare la sua via, e quindi bisogna assolutamente assecondarla. Mi rendo conto che la situazione è molto difficile, nel senso che nel momento in cui tu ti proponi come artista, insomma, avrai sempre problemi da parte di tutti, no? Perché comunque appunto non viene capita questa cosa, soprattutto in Italia, dove la prima cosa che ti chiedono dopo che hai detto che sei un artista, no? Ti chiedono sì, vabbè, ma di che campi, no? Che Cioè fai che fai? davvero? Che fai? Ecco. E quindi insomma le difficoltà sono grosse, la frustrazione è costante, ma è proprio in quella frustrazione che bisogna prendere forza. Quindi io non voglio dare un consiglio perché, ripeto, sono cose estremamente delicate e difficili anche da portare avanti, però sappiate che insomma non è facile, è dura, però è una cosa che se viene da dentro non la devi portare avanti per forza. Mi dispiace quasi rovinare questa fine poetica. Vabbè, possiamo sempre riprendere in un secondo step, quindi. Senz'altro. Bene, allora le mie domande per il momento, diciamo allora, sono finite. Io ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato e che ci hai dedicato anche in quarantena. E ti saluto e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Praxis. Ti ringrazio anch'io, Flavia, e le tue domande sono state molto ben accette. Qualcuna di più, qualcuna di meno. No, va benissimo, sono contento che l'hai fatte, sono domande giuste, quindi va benissimo. Anch'io saluto tutti quanti, saluto te e vi mando un grande abbraccio e A un insomma, metro di dai. distanza. Assolutamente a un metro di distanza, ormai sono questi abbracci simbolici, no? Ti voglio bene, ma non si sa, non si capisce. No, non sto a scherzare. Un grande abbraccio a tutti, veramente. E ci vediamo a varco a fine quarantena. Ciao Assolutamente sì. Andrea, ciao a tutti. Ciao.